mamma, papà, la fidanzata emozionatissima. Eh sì, mi hanno detto che ha pianto da 2 ore, che piange la mia ragazza Michela. Devo ringraziarla per tutto quello che ha fatto in questo periodo, ma oggi devo ringraziare più di tutti la squadra. Avete visto che lavoro hanno fatto, qualcosa di straordinario. Di solito si ringrazia la squadra così, ma oggi è un ringraziamento speciale a tutti, e la maglia rosa l'ho ottenuta per loro. Questa giornata in maglia rosa com'è stata? Cioè, come ti hanno accolto gli altri, la gente? Siamo andati talmente forte che mi sto accorgendo adesso dell'accoglienza. Sì, all'arrivo tanti urlavano durante il percorso, vai Conti, ma oggi siamo andati a tutta, ho realizzato poco. Me la sono, tra virgolette, goduta poco, ho goduto un po' di fatica e aver tenuto la maglia. Hai un messaggio, una responsabilità importante oggi, perché sei in maglia rosa all'Aquila, la città a 10 anni dal terremoto. Che cosa ti senti di dire? Quelli sono episodi purtroppo a cui non possiamo fare niente. È capitato, mi dispiace perché l'Aquila è una città bellissima. Io ho parecchi amici di Roma che sono nativi di vicino l'Aquila, e comunque si sta risollevando la città, e lo spirito che hanno gli abruzzesi sono determinati. Basti pensare a Ciccone che è abruzzese, molto determinato, e quindi dai, sono cose che purtroppo sono bruttissime, capitano, ma un popolo italiano, soprattutto abruzzese, sa rialzarsi. Hai avuto paura che la fuga potesse arrivare? Eh sì, perché c'erano corridori forti, proprio forti, e avevano anche Movis, erano in due, altre squadre, Pello aveva un altro compagno, quindi la fuga era molto probabile che arrivava. Appunto, io ho ringraziato la squadra perché ha dato tutto e di più. Con Ciccone vi siete parlati a un certo punto, gli hai chiesto aiuto? Ma no, semplicemente mi ha detto ora la squadra va a tirare, gli ho detto per fortuna. Difficile adesso, siete rimasti in 6, poi è un sogno, ma è più difficile portarlo avanti visto che sei arrivato anche a vedere oggi? Sì, è difficile, ma ti dico sinceramente che la maglia arriva a Verona è difficile. Noi dobbiamo dare il massimo, dobbiamo controllare quello che possiamo fare adesso, non possiamo prevedere niente, diamo il massimo ogni giorno e vediamo, vivo giorno per giorno come io, la squadra. Vediamo come andrà.